Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giovanna e voi siete su Chiacchiere e Rossetti. Mi raccomando, prima di cominciare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e di cliccare anche sulla campanella, così ogni volta che pubblico un nuovo video su YouTube vi arriva una mail con la notifica del nuovo video. Se negli ultimi due video abbiamo parlato un pochettino di casa, come pulire casa con un solo accessorio, ed è un video che vi è piaciuto veramente tantissimo, oppure vi ho fatto vedere anche come ho organizzato il mio bagno, oggi torniamo a parlare un pochettino di beauty e di skincare. Mi rivolgo sempre alle persone che magari sono qui per la prima volta, che guardano per la prima volta un mio video. Sul mio canale affrontiamo un po' diverse tematiche, quali possono essere la casa, l'arredo casa, pulizie di casa, ma sono anche una grande appassionata di beauty, di skincare, di haircare. E infatti sul mio profilo Instagram, che si chiama sempre Chiacchiere Rossetti, trovate tantissimi contenuti ogni giorno dedicati solo ed esclusivamente al mondo del beauty. Oggi, come vi dicevo, volevo parlarvi di un alleato di bellezza per noi donne e sto parlando della vitamina C. Mi è già capitato di parlarvene altre volte, più che altro su Instagram, credo, e un pochino meno qui su YouTube, ma un mio alleato di bellezza che fa proprio parte della mia skincare routine da ormai tantissimi anni è la vitamina C. In particolar modo, come utilizzo io la vitamina C? La utilizzo sotto forma di sieri per il viso e anche come tonico per la pelle. In questo periodo la sto utilizzando solo come siero viso, ma fino a qualche anno fa mi ero pazzamente innamorata anche del tonico di Pixi alla vitamina C. Era veramente un prodotto del quale non riuscivo a fare a meno, mi piaceva anche tantissimo il suo profumo agrumato. Ma oggi non sono qui per parlarvi di prodotti specifici di alcune marche, ma in generale dell'importanza dell'utilizzo di un siero alla vitamina C e anche dell'integratore proprio di vitamina C. Ma adesso con calma vi spiego tutto, vi spiego perché secondo me il siero alla vitamina C è un prodotto che non può assolutamente mancare all'interno della vostra skincare routine. Partiamo elencando quelli che sono i benefici dell'utilizzo di un siero alla vitamina C. Adesso io ho in mano questo qui della Garnier, che era uscito un pochettino di tempo fa, qualche mese fa, come un prodotto novità. Infatti Garnier ha lanciato questa linea alla vitamina C, che comprende il siero e poi mi pare che ci sia anche un'altra boccettina simile a questa che non è proprio siero ma è la crema, il contorno occhi. Io di tutta questa linea qui ho preso solamente il siero alla vitamina C perché fondamentalmente avevo terminato quello che avevo prima di siero alla vitamina C e allora mi sono lasciata incuriosire da questo. Però voi se non avete un siero alla vitamina C sentitevi libere di acquistare quello che più magari vi piace o quello che vi attira. Alla fine del video, se volete, poi vi do alcuni consigli su alcuni brand che secondo me meritano molto e che fanno vitamina C. Dicevamo, già vedete, ho dilungato, quali sono i benefici dell'utilizzo del siero alla vitamina C? Allora, il siero alla vitamina C è molto conosciuto per le sue proprietà illuminanti ed è assolutamente vero. Questo siero qui, utilizzato già fin dalla prima volta, è in grado di dare una nuova luce al vostro viso. Inoltre, è un ottimo alleato anche contro le macchie cutanee. Le macchie cutanee cominciano a comparire da una certa età, quando si comincia a diventare grandi, come piace dire a me. Infatti io ho proprio due macchioline cutanee, una qua e una qua, che oramai penso di averle da quando ho fatto i 30 anni, 32 anni. Per fortuna non sono delle macchie molto grosse e neanche molto evidenti, infatti non mi dà neanche fastidio magari rimanere struccata sul viso perché sono comunque molto piccole, quindi non si notano più di tanto. Poi fanno parte di quelle nostre imperfezioni perfette che ci rendono uniche. Però l'utilizzo quotidiano del siero alla vitamina C aiuta a ridurre, a schiarire quelle che sono le macchie cutanee, ovviamente quelle
meno evidenti. Ci sono alcune persone che hanno delle macchie cutanee molto grosse, molto scure, e l'utilizzo di un siero alla vitamina C non sarà sicuramente sufficiente per farle schiarire molto, per farle scomparire. Lì ci può venire in aiuto solamente un bravo dermatologo. Altre proprietà di un siero alla vitamina C è quello di rendere la nostra pelle elastica, di idratarla, ma la cosa più importante è che il siero alla vitamina C va a stimolare la produzione di collagene, che per noi non più ragazzine di 18-20 anni è di fondamentale importanza, perché come vi ho già spiegato in un altro video, e ripeto, ne ho parlato anche diverse volte su Instagram, in qualche reel, in qualche post, ma forse vi avevo già fatto anche un video qua, adesso che mi ricordo, vi avevo fatto vedere la differenza tra la pelle di una ventenne, vi avevo messo la foto di quando avevo 20 anni, e la pelle di una trentenne, come comincia un attimino a cambiare e quali sono i prodotti di cui dobbiamo innamorarci, utilizzare quotidianamente per mantenere la pelle giovane. Ve lo lascio qui da qualche parte. Comunque, come vi dicevo, dai 25 anni in poi, più o meno, la produzione di collagene all'interno del nostro organismo comincia a diminuire, e ogni anno che passa, adesso non mi ricordo qual è la percentuale di collagene che perdiamo, e il collagene è fondamentale per mantenere una pelle giovane, idratata, elastica, e evita appunto le rughe, ma soprattutto quelle linee sottili d'espressione, scusatemi, la pelle che si assottiglia. Quindi utilizzare un siero alla vitamina C aiuta a stimolare ancora di più la produzione di collagene. E poi appunto collagene e acido ialuronico sono veramente dei toccasana per la bellezza e la salute della nostra pelle. L'acido ialuronico mantiene anche idratata la pelle, richiama dagli strati più profondi della nostra pelle l'idratazione, quindi la vitamina C dovete per forza inserirla all'interno della vostra skincare quotidiana, perché può fare solo che bene alla vostra pelle. Io personalmente da qualche anno, oltre all'utilizzo di un buon siero alla vitamina C, anche un tonico potete utilizzare, perché come vi ho detto prima, io ho utilizzato per tanto tempo un tonico viso alla vitamina C. Qual è la differenza tra il tonico e il siero? Che il tonico si asciuga molto velocemente e rimane proprio sullo strato più esterno della nostra pelle, quindi nel giro di pochissimo tempo svanisce e non penetra negli strati più profondi dell'epidermide, mentre invece un siero è in grado di penetrare negli strati più profondi della nostra pelle, quindi riesce ad apportare maggiori benefici alla nostra pelle. Quindi se siete indecise se utilizzare un siero alla vitamina C o un tonico alla vitamina C, il mio consiglio è utilizzateli tutti e due insieme, oppure utilizzate, se dovete scegliere tra uno dei due, senza ombra di dubbio un siero. All'inizio del video vi ho anche fatto vedere questo flaconcino qui, che è un flaconcino con all'interno vitamina C da prendere per bocca, quindi è un integratore di vitamina C. Per quale motivo ho deciso di parlarvene in questo video? Perché comunque dobbiamo ricordarci tantissime volte che la bellezza della nostra pelle, dei nostri capelli, delle unghie, di qualsiasi cosa, comincia da dentro. Quindi tutti i prodotti di skincare e di cosmesi sono dei prodotti per uso topico, quindi noi possiamo curare la parte esterna del nostro organismo, vale a dire la pelle, ma tutto avviene dall'interno. Quindi la vitamina C non solo ci aiuta a tenere alte le nostre difese immunitarie, vitamina C è la prima cosa che viene consigliata ad una persona che magari si ammala spesso, che prende spesso raffreddore, che prende spesso l'influenza, ma oltre a questo la vitamina C aiuta tantissimo anche a combattere il trofismo, per esempio di pelle e di capelli, rende la pelle appunto più elastica, più morbida e anche più luminosa. Vi sembrerà strano, dite come possibile? È una capsula, una pastiglia che prendo per bocca e che butto all'interno del mio organismo, com'è possibile che mi aiuti ad avere la pelle più luminosa? Ebbene sì ragazzi, ci sono anche tantissimi altri integratori che fanno bene alla pelle, e come per esempio prendiamo per bocca gli integratori per i capelli quando magari abbiamo dei periodi dove perdiamo tanti capelli, abbiamo i capelli che sono un pochettino spenti, opachi, la prima cosa che facciamo andiamo a prendere degli integratori per bocca per i capelli. Uguale anche per la nostra pelle, ci sono tantissimi integratori, o appunto solo semplicemente una semplice vitamina C aiuta ad avere una pelle più bella.
Come vi dicevo all'inizio del video, trovare la vitamina C, un siero alla vitamina C ormai è semplicissimo. Ci sono tantissimi prodotti nella grande distribuzione, quindi nei supermercati oppure nelle catene come Acqua e Sapone, Tigotà. Se volete qualcosa di più concentrato, se volete dei prodotti con all'interno magari estratti naturali, con delle composizioni totalmente naturali, che sono i prodotti che tendenzialmente a me piace di più utilizzare, però vi ho detto, ero talmente curiosa di provare questo siero alla vitamina C della Garnier che ho detto proviamo. Ci sono tanti altri brand e tante altre aziende che producono sieri alla vitamina C. Mi viene da pensare a Freshly Cosmetics, che è un brand che io adoro tantissimo, di cui vi parlo spesso, vi faccio vedere che spessissimo ho diversi prodotti che utilizzo di Freshly. È un marchio totalmente green e quindi potete provare ad acquistare sul loro sito. Spesso e volentieri anche su Instagram, nelle mie storie, condivido con voi anche promo, offerte che ci sono di questo brand. Solitamente c'è il 25% di sconto sui prodotti, quindi magari se vi può interessare state in orecchio e state allerta sul mio profilo Instagram, perché spesso e volentieri il brand lancia delle offerte veramente molto convenienti. Altri brand che mi viene da consigliare sono per esempio Anthos, Skin First, ci sono veramente tantissimi prodotti, tantissime aziende che producono sieri ottimi alla vitamina C. Basta solamente cercare un pochettino e ne troverete veramente tantissimi. Anche su Amazon ce ne sono davvero tanti e anche abbastanza validi. Un siero per esempio che ho utilizzato io 2 o 3 volte ed era un bel flaconcino grande, quindi mi è durato per tanto tempo, ma l'ho riacquistato più volte, è questo siero qui, di questa marca qui, Florence, di cui una volta ho parlato nelle mie storie su Instagram e in tantissime mi hanno risposto dicendo che quello per loro è il loro siero alla vitamina C della vita, perché ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo, il prodotto è molto buono, costa poco, perché se non sbaglio costa sui 15, massimo 17 euro, ma è una boccettina davvero molto grossa e il siero è veramente qualcosa di spettacolare quando si spalma sul viso, quindi non è piaciuto solo a me, ma è piaciuto anche a tantissime altre ragazze che mi seguono su Instagram. Se volete cominciare da un prodotto semplice, da un siero alla vitamina C semplice ma buono, vi consiglio questo di Amazon. Se volete, sotto nel video vi lascio il link del prodotto, così andate a vedervelo su Amazon. E a proposito di Amazon, vi ricordo che sempre sotto qua nel video, nel box dove vi lascio tutte le informazioni, trovate anche la mia vetrina Amazon, dove ci sono tutti i miei prodotti preferiti per quanto riguarda la skincare, l'igiene personale, arredo casa, pulizia casa, cucina, tutti i prodotti che io utilizzo quotidianamente, che mi piace utilizzare, dei brand che vi consiglio, li trovate tutti qua sotto divisi per categoria. Quindi se a volte non sapete quali prodotti acquistare per la skincare, perché magari non siete molto esperte, perché non conoscete tante aziende, se volete dei prodotti per i capelli che siano buoni, che siano naturali, ecco, sapete che nella mia vetrina Amazon trovate tanti piccoli prodotti che io vi consiglio di utilizzare e che sono certa che siano efficaci. Bene, cari e care, penso di avervi detto tutto. Scusatemi se oggi ho fatto questo video in sciarpata così, ma purtroppo è un periodaccio per la mia cervicale. Ho sofferto tanto nei giorni scorsi, infatti settimana scorsa non c'è stato nessun video su YouTube perché non ero proprio nelle condizioni di poter registrare un video. A dire il vero, ci sono state 2 giornate dove ero neanche nelle condizioni di poter camminare e stare in piedi perché mi veniva la nausea fortissima causata dalla cervicale, ma vabbè. Speriamo che sia in via di guarigione. Io vi mando un grosso bacio. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, per noi è importantissimo. E ci vediamo presto qua in un nuovo video. E vi faccio anche gli auguri di buona Pasqua, perché domenica sarà Pasqua. Ciao!